della squadra degli allievi regionali della Puglia e Forti. Allora Franco, inizia una nuova stagione, quest'anno oltre ad essere responsabile tecnico della società sei anche responsabile della squadra allievi, una bella responsabilità insomma che comunque affronti con entusiasmo come al solito. Ma certamente, l'entusiasmo è sempre quello diciamo degli anni scorsi. Quest'anno sono ritornato ad allenare gli allievi regionali della Puglia e Forti dopo aver fatto passato 2 anni con la Nuorese, sempre affiliati alla Puglia e Forti, e devo dire che sono contento che stiamo lavorando bene. Il campionato è un campionato difficile quest'anno perché c'è l'Olbia più molto più competitivo. Sì, infatti è più impegnativo secondo me degli anni scorsi. Ecco, voi come rosa giocatori, come al solito, avete rimbalzato la scelta, un bel gruppo, farete sia provinciali che regionali, giusto? Esattamente, devo dirti che abbiamo avuto anche un successo come iscrizioni, perché sono arrivati, tra virgolette, perché sono 46 giovanissimi e 32 allievi. Quindi quest'anno, come sempre, abbiamo deciso di fare sia i provinciali che regionali, di partecipare ai 4 campionati. Ecco, l'obiettivo qual è, insomma, sia per gli allievi che per le altre squadre? Ma guarda, l'obiettivo in una scuola calcio come la nostra è sempre quello della formazione dei ragazzi, che è quello il più importante. Cercare di togliere qualche ragazzo, mandarlo nelle squadre superiori, possibilmente se riusciamo anche tra i professionisti. Certo. Però come obiettivo di campionato certamente vorremmo arrivare nelle prime posizioni, anche se devo dire che quest'anno non è molto facile. Certo, voi tra l'altro avete lanciato insomma giocatori come Sirigu, come Burrai, giocatori che poi sono diventati professionisti. Ecco, secondo te per diventare un professionista, un ragazzo di oggi che ha tante distrazioni, cosa deve avere? Guarda, ci vuole soprattutto costanza, bisogna lavorare. Ti posso fare anche un esempio anche di Meloni, che Meloni è cresciuto con noi, ha fatto dai pulcini fino agli allievi. Vedi, Meloni ha fatto tutta la trafila nei campionati, diciamo, eccellenza, Serie D, eccetera, ed è arrivato a giocare alla Spalla, e questo vuol dire proprio che è un ragazzo che ci crede, come ci crede Sirigu, Burrai, Pintori, che sta giocando sempre nella Lega Pro. Insomma, con tutti i ragazzi che hanno fatto sacrifici e sanno che solo con i sacrifici possono andare avanti. Certo, certo. Ecco, le favorite del campionato quali saranno? Tornando agli allievi. Ma devo dirti che io non conosco molto bene la leva del 93, perché l'anno scorso li ho seguiti, ho seguito più che altro la nostra squadra, ma non le squadre avversarie. E quindi non conosco il valore, certo, però sì. Ci sono sempre squadre. Insomma, le solite favorite. Certo, certamente, perché anche l'Orani, vabbè, l'Olbia è fuori classifica, la San Paolo non è nel nostro girone quest'anno, se non sbaglio, con gli allievi. No, mi pare stata messa anche questa nel nostro girone. Sì, la San Paolo che aveva. Poi vabbè, c'è il Budoni, la Calmedia non è finita il girone di Sassari girone perché aveva ottimi 93. Esatto. E niente, ti volevo dire che insomma ci sono queste 4-5 squadre più qualche sorpresa senz'altro, tipo certo. Il Macomer, che secondo me potrebbe essere una sorpresa perché li ho visti nei provinciali ed era una buona squadra. Ecco, perché io direi, come esperto insomma del calcio nuorese, qual è la situazione della società del capoluogo? La Nuorese ha fatto questo cambio dirigenziale, come si stanno muovendo anche le altre realtà? Beh, penso bene, perché insomma Nuoro, noi parliamo di Nuoro, ma c'è anche il circondario, certo. Arrivano i ragazzi, arrivano anche da fuori. Devo dire che quest'anno anche alla Puglia e Forti sono arrivati molti ragazzi da fuori, dall'Inter. La Nuorese sta cercando di ricostruire il vivaio, si è appoggiata a una notizia che non è forse che ufficiosa, si è appoggiata al settore giovanile del Santo Premio, quindi faranno il campionato con loro ed è una buona cosa. Certo, certo. Va bene, noi ringraziamo Franco, facciamo un grande in bocca al lupo a te, insomma, come allievi, e naturalmente a tutte le squadre della Puglia e Forti, che sono, come sappiamo, la prima società, possiamo dirlo, della città di Nuoro, sia per i risultati che anche per i ragazzi che riesce a coinvolgere. Speriamo insomma che siete protagonisti come siete stati in passato dei campionati. Lo speriamo tanto, in bocca al lupo anche a tutti quanti.